Ragazzi, buongiorno, bentrovati qua sul mio canale. Salve, salve, salve. Allora, come forse chi di voi ha già visto il video che ho fatto poco fa, che ho pubblicato poco fa, video di veramente pochi minuti, stiamo parlando di quanti minuti? Di 5 minuti, 5 minuti di video. E cambieranno un po' di cose, in positivo ovviamente, nel senso che... scusate, nel senso che... Ritornerò ad allenarmi tutti i giorni, anche il martedì mattina, il giovedì mattina. Questo perché ho notato che quando non mi alleno non passa il tempo, sono nervoso, eccetera, 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 eccetera. Basta. Oltretutto, vi chiedo scusa se in questa ultima settimana avete notato dei cambiamenti in me non proprio positivi. Vi chiedo scusa se per caso non, mi sono sembrato leggermente più così, ma del tipo ma perché lo fa? Cioè, ero veramente così, cioè dentro di me col fatto che è un mese che non posso uscire fuori per fare una passeggiata, da lunedì ritorno a fare passeggiate perché è permesso fare, stare, girare intorno all'isolato, quindi cosa faccio? Esco fuori, faccio il giro attorno a qua, lo faccio per mezz'ora e spero mi basti. Mezz'ora mattina, mezz'ora pomeriggio, spero mi basti per darmi una sfogatina. Allora, ieri poi dovevo fare la live dei tarocchi, non l'ho fatta perché proprio non mi sentivo, mi sono chiuso, mi sono guardato 3 stagioni di Supernatural, devo finire di guardarmi l'ultima tra le altre, su Amazon Prime, e per cui diciamo che non è... ero così e punto e fine. E le cose cambieranno di nuovo, si tornerà indietro in modo positivo, adesso che torno a quello che facevo fino a 10 giorni fa, quindi la mattina svegliarsi alle 6, 6 e mezza, sistemare la cucina, portare fuori il cane e la Madonna, sì, portare fuori il cane, pulire la casa, eccetera, cosa che in quest'ultima settimana non avevo quasi più fatto. Anzi, mi alzavo tardi, mi alzavo verso le 7 e mezza, 8, portavo solo fuori il cane, la colazione per la famiglia, l'ho sempre fatta, però sì, però anche complice anche un'irritazione che ho la pelle, non so se si vede ancora, è da 10 giorni, la settimana che ce l'ho, ho tutta la pelle qua secca, anche se mi do la crema idratante, non sarà niente, e un'irritazione dovuta al fatto che per tipo un mese mi sono fatto 2 docce al giorno, lavandomi tutti i giorni, perché mi allenavo, perché mi alleno 2 volte al giorno. L'autore ha detto sì, è normale, non preoccuparti, adesso limitati a lavarti 1 volta al giorno per un po' di tempo e vedrai che passerà, infatti sarei già praticamente passato. E niente ragazzi, oggi mi alleno senza musica nelle orecchie perché mi è tornato un po' fuori il problema che ho avuto le orecchie qualche mese fa e non vorrei che tornasse fuori in modo sinusito del cazzo, insomma ragazzi. Quindi mi alleno, apro la finestra perché mi dimentico ogni cazzo di volta di aprirla. Ma fuori c'è un sole pazzesco, quanto vorrei uscire a fare 2 passi adesso, eccetera, ma ovviamente i 2 passi dovrei, sarebbe prendere e farmi 20 km a piedi, cosa che non si può fare. Diciamo che posso cominciare ad allenarmi. Ripeto, da lunedì tornerò ad allenarmi facendo 2 volte al giorno, tutti i giorni, tranne sabato e domenica, che resteranno i giorni di riposo. Però ovviamente farò le live e quindi se volete in live farmi allenare utilizzando i punti canale, utilizzando i bits, gli abbonamenti, le donazioni eccetera, c'è il regolamento nuovo che adesso pubblicherò oggi, quindi lo vedrete oggi e potete sempre farlo non mi allenerò ufficialmente, ma utilizzerò voi per allenarmi. Allora, niente ragazzi, voi avete già la musica, io non ce l'avrò, per cui sarà un po' noioso effettivamente. E andiamo ad allenarci, dai. Un po' di movimento così. Non faccio partire. Ah,
la 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 la. Poi invito di nuovo ragazzi, di quanti voi, se avete consigli su che allenamenti fare per qua, devo ricordare questa parte qua, me ne sarei veramente molto grato. Vabbè dai, bando alle ciance, andiamo subito con un po' di piegamenti. Ah, vedete questa cosa qui? Questa qui? È un telo che ho messo per terra io per intendere il pavimento. A breve lo cambierò con un altro colore, un altro telo, voglio fare una cosa, soprattutto più bello, questo qui si sfascia in 2 secondi, cioè infatti lì è già tagliato, però è abbastanza lucidante. Cominciamo subito con un po' di piegamenti. Ah, giusto. Voglio provare a farne un paio normalmente, quindi farò così. Cinque li ho fatti, va benissimo. Ottimo. Se riesco a fare così tutti i giorni, 2 volte al giorno, 5, 5, 5, 5, è molto positivo. E adesso go sotto con secondi di recupero. Ah, tra le altre, guardate cosa ho trovato l'ultima volta che sono stato a biofare a casa, guardate delle cose interessanti che mi hanno detto. Una vecchia che in realtà è nuova, che ha presi, faceva parte del, quando avevo un negozio molti anni fa, è una scheda madre Asus M5A78LE adatta per gli M3 e gli M3 Plus, quindi da, diciamo, i vecchi 6000-8000. È buona come scheda madre, è molto molto buona. Poi degli hard disk, ah, questo qui mi serve, è il porta bay di uno dei miei case, fantastico, non lo trovo più. Degli hard disk da, guardate questo qui addirittura, guardate un vecchio Pataide, fantastico, è un Western Digital Caviar 2320 da 3 giga? Stiamo scherzando? Cioè, è del 98 ragazzi, è del 98 sto disco qua. Ce n'è un altro, mi sembra sia un Seagate. Sì, un Seagate, uno dei primi, sempre, guardate bene, sempre, eh? Uno dei primi Seagate, questo da, se non sbaglio, da 40 giga, ragazzi, da 40. Io voglio vedere qua c'è qua dentro. Perché sono miei questi, sono i miei vecchi hard disk. Una ventola che funziona, molto, oltretutto è una delle ventole migliori che abbia mai avuto in passato. Una ventola che funziona molto bene, dovrò montarla su un PC piccolo. E qua una serie di cose, della vecchia... l'hard disk del mio vecchio portatile da 120 giga, ed è un hard disk se non sbaglio, sì. Ma questo qua, questo hard disk qua lo tengo fuori, per cui me lo appoggio qua sotto, che so che c'è, perché devo controllarlo in questi giorni. Della RAM che dovrebbe essere DDR400. Ottima questa RAM, cos'è, un banco solo?
È della vidata. Una volta era buona come erano vidata. Devo per un attimo. Delle vidate dentro il contenitore della Kingston, giustamente. Sapete com'è, no? È solo. Ah, no, no. Sono due banchi. No, un banco. Un banco da quanto? Da 1 giga. Beh, non è male avere delle DDR 400 in casa alla fin fine. Questa qui finisce qua dove c'è l'altra roba elettronica meno importante. E altro non c'è, si vede un porta processore e qualche. Allora, anche due hard disk questi qua li metto qua sotto, che almeno so che ci sono e così li posso velocemente. Poi cos'altro? La ventola, questo qua, il sacchettino lo posso buttare via, la scheda madre la posso mettere all'armadio. Questo mi serve. Per cui questo qui finirà qua sotto e la ventola la metto qua, dove c'è l'altra ventola. E qui sono i sacchetti antistatici che mi servono assolutamente. Per il momento li appoggio qua per poi spostarle in una. Anche questa roba qui la appoggio qui, che poi la porto nell'armadio dove ho il resto della roba. Quindi ragazzi, direi di fare i miei bellissimi crunch. Tra le altre, devo ancora fare colazione. Allora, ragazzi, ho avuto delle giornate di merda in queste ultime settimane perché mentalmente non stavo bene, non sto ancora del tutto bene. Ed è tornata quella usciera che mi diceva: ma perché fai questo, perché fai quest'altro, tanto è inutile non farlo, tanto fallisci, tanto comunque sia verrai abbandonato da chi ti sta vicino, bla bla bla. Ho scoperto una cosa, non è che ho scoperto, ho riscoperto una cosa, che è tutta una questione di atteggiamento mentale, ovvero di come tu ti poni mentalmente nei confronti delle cose che fai. Allora ho scoperto, cioè ho scoperto, mi sono deciso a pormi mentalmente sempre in modo molto positivo e tornare a fare quello che facevo prima, anche a livello di sforzo ed esercizio mentale. Ovvero, per esempio, ieri mi è venuta fame e io cosa ho fatto? Ho mangiato fuori pasto. Non ho mangiato nulla di eccezionale, ho mangiato un pezzo, piccolo pezzo così di formaggio, una roba proprio minuscola di formaggio. Mi sono mangiato una carota, un pezzo di finocchio, cioè, però ho mangiato ed è una cosa che non devo fare. Se mi viene fame, cioè, posso mangiare un po' di finocchio, del sedano, quelle cose lì, non posso mangiare formaggio. La carota, per quanto sia dietetica, contiene zucchero molto di più rispetto al sedano, anzi, il sedano non ne contiene proprio glucosio, o al finocchio. È una questione mentale. Devo rendermi conto di nuovo, cosa che non ho più fatto in quest'ultima settimana, che deve tutto partire da qua prima. Secondo di riposo, dopo mi giro, faccio le plank. Sento male qua, anche se premo qui, sento male, non so perché, ma boh. Vabbè, perché i muscoli che si stanno riattivando, eccetera, normale. Eh sì, lì sono proprio i muscoli, normale, anni che non li uso più. Ok. Prepariamoci per le plank. Ok. È più dura senza la musica, ragazzi, comunque, è molto più dura.
senza le scarpe scivolo, non va bene. Se avete da darmi consigli anche su questo esercizio che io sto seguendo, come lo fa Showtime GP, se avete consigli migliori, datemeli, li accetto. Dalla prossima settimana proverò a fare 40 secondi. Adesso un po' di squat. Sì. Ok. Mettiamo via questo, che lo riutilizzerò dopo, quindi lo appoggio un attimo qui sul letto. Alziamo un po' la canna. Non di tanto, ma un pochettino sì. Oddio! Madonna. Ciao nonna. Sì, qua c'è un bel sole, c'è bel tempo, peccato che non si possa uscire. Sì, lo so. Un po' ci dirà che studia con Daniela, tra un po' lo faccio. Tra un po' tocca a me farlo studiare con inglese e lettura di italiano. Lei sta facendo matematica. Ci mandano i compiti, ci mandano i compiti settimana per settimana tramite internet, nonna, col computer. Sì. Già. Ciao nonna, ciao. Ok, dai. 30 secondi di. Ho girato il collo, ho perso l'equilibrio. Ok, 30 secondi di recupero e mentre faccio il recupero prendo questo qua, perché adesso tocca gli esercizi con i pesi. Però prima di fare le aperture faccio questi qua in piedi stavolta. Nel frattempo me lo avvicino e me lo preparo tutto. Ecco qua, qui così. Perfetto. Ottimo. Che cazzo, sto cavo qua mi sta troppo sulle palle. Recupero di 20 secondi, poi un'altra serie, mi sciacquo un po' la bocca.
secondo di recupero, intanto mi preparo su questo affare. Sì, magari. Facciamo passare questa di qua. E togliamo un paio di chili. Da in avanti ricomincerò un po' con meno chili. Quindi ne tolgo tipo, quando faccio le aperture, ne tolgo tipo 2. Quindi da 10 passo 8. Per Dio, 8 non sono praticamente nulla, quasi non li sento in realtà, però. Ok, 20 secondi di recupero. Allora ragazzi, oh, non ho ancora fatto colazione, però ce l'ho qua, 30 di latte e 50 grammi di caffè. Quindi immaginate quanta colazione faccio. Da oggi torno a fare colazione in modo semplice, tranne la domenica, che a volte mi salta la domenica, solo che mi alternerò il sabato, farò sempre lo stesso latte e caffè con 30 grammi di pane dentro, e la domenica con 30 grammi di cereali. No, scusate, 20 grammi di cereali. I cereali contengono zucchero. Quindi con casa. Un attimo solo ragazzi, che mentre faccio il recupero questi qua si sono un po' svitati, sganciati, e quando sbuto contro la vernice che sto a fare qua si toglie. Comunque ragazzi, venite a commentarmi se secondo voi faccio gli esercizi bene, se sbaglio qualcosa, se quali esercizi devo fare per migliorare. Ok? Per bruciare più velocemente grassi, per bruciare più velocemente calorie, ragazzi, soprattutto. E siate propositivi e positivi in quello che dite o scrivete, quello che scrivete. Mi raccomando, è la cosa migliore per me.
Dovete essere positivi e propositivi in modo positivo, mai in negativo. Ok, 20 secondi di recupero. Ho già 170 calorie consumate, va benissimo. 20 secondi di recupero e poi direi di tornare giù a fare qualche altro crunch, qualche altro addominale. Magari faccio dei sit-up completi, magari quasi quasi. Adesso vediamo, dai. Allora, ci sarebbe una cosa che potrei fare come allenamento aggiuntivo, però voglio provare questo esercizio la settimana prossima, lunedì. E sono fare 5 crunch, ok? Non fare più 30 secondi, ma fare un minuto. Oppure fare 30 secondi e poi andare avanti, facendo così. Facendo 5 crunch e poi al quinto mi alzo, ok, mi alzo e faccio un salto, poi torno giù, 5 sit up, mi alzo un salto, torno giù, 5 crunch, cioè far così praticamente, e per fare, aumentare un po' un tipo di esercizio. E fare, voglio arrivare a fare la stessa cosa con i piegamenti sulle braccia. Ovvero 1, 2, 3, 4, 5, noi di cui faccio qui spingo, mi alzo in piedi e faccio un salto e torno giù a farlo. Voglio provare a fare, voglio arrivare a fare questo, spero di arrivarci in fretta. Allora, i pesi li lascio ancora fuori, semplicemente rimetto i pesi quelli suoi, rimetto i 30 secondi di cronometro. D'ora in avanti le live di pomeriggio partiranno prima. Allora, direi di farle partire alle 3, non alle 4, perché l'allenamento dovrò per forza farlo alle 5 e mezza, in quanto alle 6, 6 e un quarto dovrò finire, perché dovrò farmi la doccia e poi fare da mangiare e stare con la mia famiglia fino a 7 e mezza 8. Perché è anche quello che un po', devo dire, secondo me è stato un po' manchevole da parte mia. Però vabbè, si rimedia, perché ultimamente mi ero di nuovo un po' troppo rincollato al PC, anche se lo facevo in modo positivo, perché sto ancora finendo di fare la faccenda del sito per il negozio, sto aiutando con GameMate, sto facendo molte cose, ragazzi, per cui per le quali mi serve il computer. Però non per questo devo trascurare alcune cose che mi ero messo a fare, perché volevo farle, perché le voglio fare, perché mi fa bene farle, come per esempio stare il più vicino possibile alla mia famiglia, al mio figlio, passare tempo con loro, eccetera. Ecco, ho messo via i pesi, adesso sposto questo qua e rimetto giù il tappetino. E vai con altri esercizi. Ok, vediamo con un po' di crunch. Adesso ho delle mutande senza elastico, molto più strette, sono una taglia in meno di quella che porto, mi vanno perfettamente bene, cioè
vanno un po' strettine, devo dire la verità, perché ancora non sono dritto del tutto, non è tutto bene, però diciamo che sono molto migliori. Ok, dai. Ma sì, dai, faccio dei sit-up. Aspettate che, ecco, così va meglio. Ok, perfetto. Allora, mentre faccio i 3 secondi di riposo, faccio subito un'operazione di spostare una cosa qua da un'altra parte qui e di mettere la bilancia qui sotto, così non mi tra i piedi, perché tanto mi devo pesare una volta a settimana e ho bisogno di pesarmi il mercoledì. Ok, sotto, che ormai 30 secondi li devo aver già fatti, altri 30 secondi di sit-up. Ok. Buono, buono. Buono, direi. Buono. Buono, buono. Buono. Oh, scusate. Notizia all'interno, chiedo scusa. Ancora. Li sento, ragazzi, sento qua che lavorano qui sotto. Allora, i crunch mi servono per questa parte qua, ho notato, qui i laterali per questa parte qua, le plank anche per quella parte dietro, un po' qui, ma quando faccio questo qui così, questi, vengo, sento tirare questi qua, che bello. Adesso le plank con le alzate laterali, un po' più avanti, grazie, ecco così. Scivolo! Ah, cazzo, scivolo! Ok, ci sono. Forse era meglio farlo senza neanche le calze. Anzi, dopo le tolgo. Allora, ragazzi, mezz'ora di allenamento l'ho fatta, 250 calorie consumate su 150 che in teoria ingerisco la mattina, che non ho ancora fatto, quindi lo farò adesso.
O forse neanche, forse prendo il latte e caffè e lo metto in frigo per dopo. L'ho mangiato, potrei anche prendermelo. E da oggi si ritorna con la dieta. Certo, comunque sia, dovrò fare determinati step della mia dieta, perché devo comunque tener conto che da 50 grammi di riso o di pasta sconditi sono passato a 60 grammi di riso o di pasta sconditi, oppure conditi semplicemente con vediamo qua, con salsa di pomodoro o un ragù di verdure, quindi classico con... Cazzo sta roba? Oddio! Un secondo, non so perché mi è ripartito con l'allenamento. Ok, dicevo, quindi classico, che so, zucchine, peperoni, cioè quella roba lì, insomma, su un ragù di verdure e tutti i giorni proteine. Dovrò variare tra proteine animali e proteine vegetali. Per esempio, ieri ho mangiato solo proteine vegetali, perché ho mangiato fagioli, lenticchie, piselli, e oggi mangerò prevalentemente proteine animali. Oggi mezzogiorno infatti mi faccio un'insalata mista con dentro una scatoletta di tonno da classico da 80 grammi. Metto un cucchiaio in meno d'olio, perché uso l'olio della scatoletta, perché non lo butto via, perché l'olio contiene la maggior parte degli omega 3 contenuti nel tonno, e circa 60 grammi di pasta o riso sconditi. Ok, torno a fare questo tipo di dieta qua, perché ultimamente mi ero un po' concesso delle libertà. Nulla al di là, cioè non ho mai superato le 1500-1600 calorie al giorno che devo ingerire, questo mai. Però mi concedevo, mi mangiavo un po' meno verdura per mangiare un po' più di riso, con magari un sughettino. L'ultima volta ho fatto un ragù di carne tre giorni fa, piuttosto buono, e ragù di carne e verdure, e ho messo zucchine e macinato, ok, con un po' di salsa di pomodoro. Ho avuto fuori una cosa molto buona col riso, che però ho dovuto mangiare meno pasta, meno insalata, e non va bene. Per cui la dottoressa mi ha detto di aumentare, vedevo che mi sta seguendo, i medici hanno detto di aumentare le verdure che ingerisco, specialmente la verdura verde, l'insalata, il finocchio e il sedano, perché danno molti sali minerali, danno zero, praticamente quasi zero fruttosio, specialmente il sedano, quasi zero fruttosio, e tante vitamine e sali minerali, soprattutto danno molto senso di satietà, molto molto piacere. È vero ragazzi, danno molto, non credevo che il sedano fosse così buono, mangiato anche qui senza nulla, è molto buono anche il finocchio. Tornerò a mangiare prevalentemente quelle cose, infatti oggi pomeriggio andrò a prendermi, probabilmente oggi pomeriggio, domani mattina, molto presto, quando apre l'Eurospin, vado a prendermi del sedano e dei finocchi, delle zucchine, perché le ho quasi finite, ho un po' di finocchi ancora, le zucchine erano finite. E qui avere sempre uno o due cavoli, perché anche il cavolo crudo è buonissimo tra le altre, perché voglio fare per Daniele Piccolo, anche per me, il cavolo in besciamella, con la besciamella fatta in casa ovviamente, e poi fare metà cavolo lesso e metà mangiarmelo crudo io. E qui ragazzi tornerò adesso a fare la dieta completamente stretta come facevo prima, certo con ascoltando i suggerimenti del medico di aumentare l'apporto di carboidrati complessi, quindi riso e pasta, specialmente riso, e l'apporto di verdura con l'inserimento di proteine animali. Fino adesso l'unico proteine animali che mangiavo erano mozzarella, ricotta e pesce, tanto pesce. Mi ha detto di cominciare a mangiare due o tre volte a settimana anche carne di pollo e una volta carne di manzo. Quindi tipo ieri ho fatto gli hamburger, ho mangiato circa 80 grammi divisi in due hamburger, ok? Gli hamburgerini piccoli così, erano proprio una roba piccola. L'altro ieri, ieri ho mangiato fagioli e lenticchie e piselli, oddio mio, sono fuso. Oggi per esempio mangio il tonno, oggi, e domani mangio il pollo. Ok, ho in freezer due petti di pollo tagliati, domani mangio il pollo,
Quindi cioè, devo cominciare a variare e integrare di più, quindi farò così. Niente ragazzi, vi saluto, grazie per avermi seguito. Mi raccomando, non mancate la live di oggi pomeriggio, che ci saranno altri allenamenti anche stasera, e questa sera ci saranno i tarocchi. Domani c'è la pausa, farò una live domani sera, se non ci sarà nessun film da vedere con la mia compagna. Altrimenti comunque, allora, o domani o domenica faccio la pausa completa dalla live. Probabilmente domenica, perché le previsioni del tempo danno domenica... Che cazzo è? Madonna, terremoto. Danno bel tempo domenica, con sole, vento, eccetera. Allora probabilmente col piccolo andrò sopra qui, in solaio, a giocare con lui, con la palla o con quello che vuole. Niente ragazzi, vi voglio bene, ciao ciao! Ah, mi raccomando, ricordatevi sempre di non arrendervi mai e di non mollare mai. Se per caso vi capitasse, come è capitato a me in quest'ultima settimana, di avere un momento di sconforto, di defiance, non preoccupatevi. Prendetevi qualche giorno, non è un problema se lo fate, l'importante è che poi ricominciate. Ciao ciao!